Buongiorno da Porto Aviro, buongiorno dai cantieri navali Visentini, perché siamo alla partenza di questa straordinaria nave, una nave importante, la GNV Bridge. Oltre 200 metri di lunghezza, più di 260 auto di capienza, 1000 persone a bordo e 156 cabine passeggeri. È un traghetto che è stato commissionato da grandi navi veloci al cantiere navale Visentini, che appunto viene varato stamattina dal Po di Levante. Parlando un po' di numeri, il traghetto è lungo 203,28 metri e largo 25,6 metri, con una capacità di 2600 metri lineari per trailers, più di 260 auto. Caratteristiche tecniche: il traghetto monta due motori da 12.600 kW ciascuno, con un sistema di pulizia dei gas di scarico Scrubber Eco Spray. La velocità di servizio è di 24 nodi, il traghetto ha 1500 metri quadri di aree pubbliche, dotate tra le altre cose, ristoranti, bar, negozi, 156 cabine passeggeri, più 35 cabine per l'equipaggio e 1000 persone che potranno essere ospitate a bordo. La GNV Bridge opererà sulle rotte Genova-Olbia, Civitavecchia-Termini-Merese-Napoli e Civitavecchia-Olbia. Questa nuova unità di grandi navi veloci garantirà un aumento della capacità di stiva impiegata nell'ambito della rete Autostrade del Mare, infrastruttura strategica per l'Italia, che consentirà, in alternativa alla movimentazione dei mezzi pesanti sulla stessa tratta stradale, l'abbattimento delle emissioni in atmosfera e dei relativi costi per la collettività, influendo positivamente sull'impatto ambientale complessivo. Grandi Navi Veloci, oggi parte del gruppo MSC, è una delle principali compagnie di navigazione italiane operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel Mar Mediterraneo, con una flotta di 16 navi e 11 collegamenti marittimi internazionali e 7 nazionali da e per Sicilia, Sardegna, Tunisia, Marocco, Francia, Albania e Spagna. Dalle indiscrezioni della stampa spagnola sembra che la GNV Bridge possa essere destinata, in alternativa alle rotte italiane, alle nuove linee che collegheranno i porti di Valencia e Barcellona con Ibiza e Palma di Mallorca. E quindi è un piacere seguire questa partenza verso la Via del Mare dal cantiere navale Visentini, che l'ha allestita in questi mesi.